da questo momento in poi tenteremo un piccolo esperimento di Salotto Caracci, diciamo, in diretta Facebook, anche se, come dicono i miei alunni, Facebook non è più da ragazzi e da giovani, ma ovviamente a noi non interessa, qualunque mezzo è buono per praticamente allargare un po' il consenso e comunque la presenza di coloro che ci ascoltano e non possono essere qui. Allora, oggi facciamo un incontro, come ho detto, tra amici poeti. Diciamo che è una rappresentanza, una piccola rappresentanza, ma significativa, come si vuol dire, degli amici poeti appunto al Salotto. Molti sono passati qui, e non soltanto appunto poeti, e avevo scritto anche un libro sulla poesia appunto al Salotto, l'Epifania del quotidiano. E intanto possiamo anche dire chi sono i poeti che leggeranno, quelli che erano stati previsti nella locandina. Possiamo dire quelli che si aggiungeranno, naturalmente con dei testi un pochino più brevi rispetto appunto agli altri, e anche i non poeti, a coloro che leggono da testi che appunto inediti vanno sempre bene. Quindi noi abbiamo appunto invitato, come forse sapete, Anti Stern, che qui davanti a me, Ottavio Rossani, Franco Paone, che qui accanto a me, e poi ci sono appunto alcuni amici di cui posso fare i nomi: Maria Carla Baroni, che non era prevista mai qui e leggerà qualcosa, naturalmente Serena Cascina, che insomma leggerà anche lei qualcosina, poi Gabriella Valdissera, che leggerà una piccola prosa, Roberto Ramoscelli, che leggerà, credo, una piccola qualcosa di poetico, giusto? Dialetto. In dialetto, benissimo. E il nostro pilastro, Paolo Pagani, oltre a un altro pilastro, soprattutto affettivo, che è Simone Albano. Per cui sono tutti bravi, naturalmente, poeti o anche narratori, e quindi sono contento di fare questa cosa. Oggi io mi sottraggo un po' al mio lavoro critico, che di solito occupa 20 minuti ogni volta che io presento appunto una persona, ma se io parlassi 20 minuti di ognuno di questi poeti... Ah no, scusate, ho trascurato Sergio Regaini, che è qui e leggerà anche lui un pezzettino. Speriamo di farcelo, ovviamente. Io concedo 20 minuti naturalmente ai primi e poi appunto vediamo se 8 i testi... minuti. 8 minuti. 8 minuti. E poi vediamo se i testi riescono naturalmente a essere cioè a consentirci una seconda tornata. Franco Paone l'ho citato, benissimo, c'è qualcuno che non ho citato, niente, praticamente. Poi ci sono anch'io, sono Roberto Caracci, il conduttore, che però non scrive poesie, ma scrive naturalmente saggi su poesie. Ma oggi non si tratta di me. Allora, io direi a questo punto di far venire a questa poltrona, faccio leggere qui perché la voce è più vicina al monitor e quindi anche all'audio. Scusa Franco, dovrei sedere qui, io, se posso. Però io vorrei leggere in piedi dopo. Ah, tu vorresti leggere in piedi dopo. Allora, io non leggo niente del libro che è qua, ma qualcosa più attuale, sì, che è legato. Dico tanto due cose, tanto per fare un piccolo lavoro. Lei nasce nel 62, quindi sappiamo anche la sua età, a Friburgo in Germania, è tedesca, per chi non la conosce, però conosce a Friburgo. Però, giusto? Sì. A Friburgo in Germania, e si definisce artista visiva. Artista visiva, ha studiato a Brera per parecchi anni, integra poesia e mostre in varie situazioni, quindi si è interessata alla letteratura che appunto all'arte. E cito soltanto il tuo ultimo volume del 2017, che è La poesia in sette vizi. Sì, non è mio, non è una partecipazione. È una partecipazione a un titolo, che è questo, ecco, tu sei uno dei sette vizi, quindi tu fai parte di questo volume. Vai! Ecco, allora, io vorrei leggere una poesia che è legata un po' a te, perché tu hai pubblicato un libro che si chiama Epifanie del quotidiano, veli e abbagli. E quando ho sentito quel titolo ho pensato a Walter Benjamin e la sua Epifania del momento. Io l'ho sempre tradotto così, il suo concetto di epifania. Poi quando ho sentito Epifania del quotidiano ho detto che è molto più bello, più fine, perché l'epifania davanti al grande lo conosciamo tutti, quando andiamo in cima a una montagna, cioè abbiamo l'epifania. Invece sulle cose piccole, quotidiane, è molto più difficile arrivarci e secondo me è una specie di zen.
E allora, questa poesia che vi leggo parla proprio dei lavori che non risultano nessuna statistica, peggio dei lavori neri, che almeno sono pagati, io li chiamo i lavori trasparenti, fatti da miliardi di mani, spesso donne. E ha il titolo tedesco Halt, che ha due significati. Uno è Halt, stop come in italiano, e l'altro Halt è avere un sostegno, una sicurezza, un posto dove è tuo. Cioè, per dire, sì, un fiume è fuori dalla sua argine e senza Halt. Per cui questo Halt ha questo doppio significato molto bello. Allora, ha tre capitoli. Ogni mattina ricomincia la ricerca dell'epifania del quotidiano. Saltare tra piatti impattaccati, biancheria imbrattata, spazzatura inzaccherata, turbinare in mezzo alla polvere, fugace, effimero nel volo, penetrante nella posa. Come ci fosse un'alterazione chimica, il cervello accelera, riassettare, ottimizzare. Ci vuole più efficienza, più disciplina, più metodo. Superare le incrostazioni di questa permanente incompiutezza. Trovare un ritmo nel preparare il tè, il caffè, il piatto di frutta, un ordine qualsiasi, alfabetico, cronologico, concettuale, una classificazione della polvere. Trasformare la corona selvaggia in una pallina rotonda oppure saltare la linea fine tra campo e bosco e svuotare i sacchetti della spazzatura come atto spirituale. E questo la felicità dell'eterno ritorno. Halt, capitolo 2. Tutto corre più veloce dei pensieri. Il taccuino in mano mi precipito fuori sull'asfalto, cammino svelta come una lupa sulla curvatura spazio-tempo. Per raggiungere il bosco in città ci vuole l'ascensore. Al quinto piano cresce un acero, al sesto un ginkgo e appena sopra una betulla bianca luminosa. Ecco, meine blaue Blume, meine blaue Sklavia, meine blaue Seele. Ora posso tornare a casa. Halt, capitolo 3. Solito passo da lupa, i gialli impazziti, i frenetici rossi, l'umidità del canovaccio autunnale affondano nel buio serale le strisce non illuminate. Halt! Fare passare il tram, il mio tram numero 5, mio ogni volta che lo vedo, una gabbia illuminata di luce gialla con una corona in testa, elegantissimo quando si snoda nei scambi. C'è un unico passeggero, è il conduttore. Mi guarda attraverso i vetri, la nebbia, la notte, dritto negli occhi, si ferma sferagliando. Mi dà i passi, apre la porta e salgo. Ok. Bene. Siamo sfuggiti a quella telecamera di Facebook, ma comunque non fa niente, importante alla voce, ma non a quella telecamera. Che allora, alternando donne e uomini, chiamo Ottavio Rossani, che vive a Milano, anche qui c'è la data di nascita. Non si dice, comunque si può anche dire, si è laureato in scienze politiche, ecco, questo è un dettaglio di cui non ricordavo, scienze politiche e sociali alla Cattolica, appunto, a Milano, scrittore, poeta, pittore, giornalista, ha lavorato anche come regista teatrale, vero? Sì. Ecco, e 40 anni al Corriere della Sera, infatti lui ha una rubrica, no? Sulla poesia, viaggiatore e tutto il resto. Ha scritto ben 6 libri di poesia, se non di più, poi saggistica e poi, tra l'altro, qualcuno forse non lo sa, ma è anche un pittore, almeno io non sapevo, vero? Si può anche definire pittore. Sì, sì. In collezioni private in Italia, all'estero. Addirittura leggo che una sua pièce, Se mi vengono i brividi, è stata rappresentata addirittura a Buenos Aires. Quindi... giusto? Tutto giusto. Insomma. Piccole cose, però che accumulate fanno che fanno qualcosa. Che cosa ci leggi, Ottavio, di bello?
Ma io ho pubblicato un gruppo di poesie su questa antologia che si chiama Distanze, che poi sono gli atti di un convegno un po' particolare, cioè c'è interventi di tipo letterario, filosofico, ovviamente, insomma, siamo sempre nel campo. E sono delle poesie che penso che andranno in un mio prossimo libro, adesso non potrei dire quando, insomma. E il titolo approssimativo, ancora provvisorio, è Impronte indelebili. E comincio a leggere, e poi, però magari un minuto prima, se mi avvisi, io mi regolo e chiudo. Ok? Certo. Mettiamo un piccolo timer, vabbè. O se no, controllo un attimo. Controlli tu e... La buona. Sì. Se cerchi un sogno, andare, cercare la magia di un sogno, venite, occhi capaci di vedere ciò che nella sera si eclissa con il sole, dietro le colline ancora incandescenti. Non si tratta di esplorare continenti, importante è non sentirsi soli. L'uomo e la donna troveranno una casa, prima o poi da lì comincerà un viaggio, se avranno il coraggio di guardare altrove, allargare lo spazio grazie ai libri. Sublime partire insieme d'improvviso, con la mente che suggella reciproca dignità. Sembianza e verità. Arduo è rispettare la consegna se non c'è una precisa scadenza. E se anche si è in perfetto orario, può accadere l'incidente e scatenare reazioni e ritorsioni. Prima ancora che si possa esplicare motivazioni, ostacoli e ritardi. La vita sembra lunga e varia, e quasi sempre è monotonia. Frasi fatte, usi e abusi, ipocrisie, truffe, ruberie, malversazioni, guerre, guerriglie, attentati. Sembra che nel registro umano non ci siano più linee rette. Dove sono regole e principi? La gioia e la fierezza di esistere. Sembra, e sembrando le peggiori cose sono veramente vere. Voce di poeta. Il poeta ausculta il respiro dei presenti arrivati da città e contrade. Tutti gli occhi brillano di volontà. Paralleli corrono speranza e scetticismo. La voce spilla gocce di senso da una botte del tempo memorabile. Ascoltate la profezia. Le parole rotolano come perle nel giardino delle inquiete attese. Quando si conoscerà il destino di uomini, donne e bambini, la storia avrà scavato i contorni della variante necessaria e definitiva. Ma resterà inevaso l'interrogativo se l'umanità sarà riuscita a rigenerarsi. Falsi verbi. Magnolia nel vento della passione è l'angoscia che essicca semi vitali, rastrello di una storia negata. Ombre offuscano i doveri, gli occhi rinunciano alla sfida, la forza scema. Non è certo una questione di coraggio. Se il fisico trema e non regge all'urto, intemerato il pensiero corre lontano. L'investigatore tenta le liane del racconto, ma il chiarimento si ingorga tra gli indizi. Falsi verbi deviano sul binario dell'enigma. Dissero che ogni dissidio nasceva dalla decisione di sospendere la protezione, allora necessaria per rendere liberi. Le colpe furono ancora più gravi. I corrotti
vollero le morti innocenti. Le vittime chiederanno sempre giustizia. Solo dopo il loro riposo potrà ramificarsi nella generale rigenerazione. Questo testo è dedicato alle vittime del terrorismo e della mafia. Via della dignità. L'aria impregnata di benefici umori, provenienti dal disfacimento dei corpi, sporcata da violatori di norme e doveri, si sostituisce lenta e gelida all'allegria del cielo azzurro della festa del ritorno. Si respira troppo male l'odore fuorilegge. Si sussurra l'impotenza degli eventi. I cittadini sono esclusi dal comando. I demiurghi del denaro non lasciano spazio a libertà e sguardi limpidi rivolti all'orizzonte del bene. Onesti sognatori, voi siete estranei a queste terre inaridite dal sangue. Mio mondo dorato, violentato da mostri che desertificano le coscienze, quando potrai sottrarti ai soprusi? Cosa ti serve per rispondere al buio? Venite tutti ad ascoltare le denunce che oggi facciamo nella piazza della vita. Lasciate la rassegnazione e venite. Marciate insieme, con la mente e il cuore. Uniamoci e urliamo i diritti umiliati. Alzate quel capo troppo a lungo chinato. Insieme, insieme si potrà cambiare ogni cosa, affrancare la dignità percossa. Non è più tempo di eroi silenziosi. Meglio oggi un trambusto di desideri. Alzatevi tutti, miei fratelli di dolore. Camminate orgogliosi di essere marginali, convinti che il male alla fine non vincerà. Anzi, ho dato qualche minuto in più perché c'è stata appunto questa premessa che appunto che sì. Hai fatto e sì, ci sarebbe anche appunto aggiungere anche altre cose, ma intanto domando Simone Albano. L'unica piccola nota che voglio fare, ma a titolo informativo, certo. È che sto facendo questo lavoro affrontando questo tema della viltà, della convivenza umana, nella convivenza umana, e che quindi è in una fase sperimentale, quindi certo. Mi interessava molto far sentire a un piccolo gruppo di persone sì. Prima di andare avanti. Insomma. Mentre chiamo Simone Albano, dico soltanto alcune cose, che conosco la poesia di Rossani da parecchio tempo, grazie. E molto secondo bene. Me, non so se Ottavio è d'accordo, intanto c'è una tensione etica crescente nel tuo modo di una specie di compostezza, addirittura nella prima lirica mi sembrava di avvertire dei toni pavesiani addirittura, no? Non lo so, forse sì, questo dipende dal soltanto, gusto. Sì. Però noto questa specie di fermezza, appunto, insomma, questa tensione morale civile che mi sembra appunto crescere con te. Simone Albano, prof. Sì. Stanno commentando e stanno esprimendo gradimento per la diretta Facebook. Ah sì? Grazie a chi esprime benissimo. Gradimento. Questo ci fa piacere. Cioè, sarei come la radio, dovrei appunto rispondere naturalmente a tutti, a Mauro, a Debora, a Domenico Balzano che saluto e ci vorrebbe un caffè. Ma però è emozionante, Domenico perché leggere Balzano, i commenti. Il mio grande, devo dire, proprio... insomma, nostalgicamente ricordato barista della Lienda, del liceo appunto mitico barista. Mitico barista. I suoi caffè sono indimenticabili, non mi ha mai avvelenato. E poi c'è Raffaella Trocchianesi che appunto saluto. Raffaella, sì. E quindi c'è qualcuno che ci segue. Allora Simone, bello. È bello sta cosa. Bello è la prima volta, per cui vi ringrazio. Sì, siamo emozionati. Non ve ne andate. Allora, già, sta imparando la lezione. Adesso arriva perché il prossimo sarà Franco. Allora, dunque Simone Albano, Ligure. Ligur Sicula, dice sempre, mezzo cannolo e mezzo... È mezza fugassa, io l'ho conosciuta quando l'ho presentata e praticamente lei si è definita sniffatrice di bellezza. Sniffatrice quindi, pesante. Cioè una drogata proprio pesante. Così si è presentata, dice, è il mio rifugio, effettivamente l'arte rende a volte tossico.
tossicodipendenti, promoter, anche culturale, e poetessa e amante della bellezza in genere. Uno sì. pensa, ma allora perché si è messa con te? Comunque no, questa in diretta si poteva anche, comunque amante della bellezza si in genere, giusto dire, Fabio? Sì. Ecco, qualche cattivo me l'ha detto. No, ma della bellezza parlavo appunto artistica. Assolutamente. No? In assolutamente. Cosa ci porti? Allora, questa sera anch'io come Anti non leggerò dalla mia raccolta, ma leggerò testi più recenti. E questa sera, vabbè, iniziamo, essendo il primo giro, vi leggerò un testo che ho scritto diversi mesi fa, su un tema, siamo reduci da domenica, no? Che era la giornata contro la violenza sulle donne. È un tema che affronta appunto la tematica della violenza casalinga, no? A domicilio. E è un testo che sento molto. Per chi non mi conosce, io scrivo sempre storie di donne, quasi sempre di donne, le protagoniste sono sempre donne. Molto spesso sono testi anche autobiografici, ecco perché sono solita definirle autopsie, ma non solo ovviamente, per cui le donne di cui parlo spesso sono amiche, donne che mi hanno carezzato, che ho incontrato e che ho ascoltato. E quindi vi leggo questo testo che lessi mesi fa alla Casa della Poesia in occasione della festa che il buon Tommaso Chemeny e Dedico organizzò per il 25enne del Salotto Caracci. Qualcuno di voi c'era, era presente, quindi per qualcuno non sarà nuovo, ma per la maggior parte di voi lo è, e quindi vado a leggere. Questo testo si chiama Come lavatrice, muta. Muta. Muta devi stare, muta. Che ti dissi, ah? Che ti dissi? Mamma, taci. Taci, mammina. Non provocare, papà, in cucina. Muta. Devi stare muta. La lavatrice si è rotta e lui la vuole aggiustare e tu lascialo fare. In silenzio devi restare. Senti a me, per carità. Lasciati consigliare. Per una volta, ascolta la tua bambina. Il tecnico non vuole chiamare, tutto pensa di sapere riparare. E pazienza. Fallo provare, fallo tentare. Mamma, mammina, mamma Zerbina, ti sei venduta per 4 tappeti, tappeti persiani, visoni, astrakhan, argenti, ori. Era un buon partito, mi dicesti. Sì, signora. Un bell'uomo assai. Certo non era erudito, ma poteva essere un abbiente marito. Invece no. Tu zitta non puoi. Non vuoi. Non sai. Zecca verbosa. Scecca. Così sciocca. Sposa rabbiosa. Atterrita da un pugno, uno soltanto, atterrata, ora muta, come lavatrice, muta, stai, muta. Che occhi sbarrati, mammina, che occhi sbarrati, ora che hai. Sangue, mamma nel sangue, pozzanghera di mamma, sono prona? Sono su te, mamma nel sangue, vuoi solo me. Però padre scimmione, padre padrone, padre, questa è la tua educazione? È finita. Ora è finita. Mamma, papà, sono sfinita. Su, niente, ci fu niente, non è successo niente. Tutti a dormire, forza, tutti a dormire. Dorme la casa, dorme papà, dorme forse anche mamma. Solo la bimba non ce la fa. Gira, rigira la testolina. Nica, così Nica è Nina, proprio piccina. Quanta paura le fa la porta, così vicina. Sente russare, sente singhiozzare, gira la testa. La capa gira. Nina, verso il muro, Nina. Nina riposerà. Nina
verso il muro ce la farà. Da quella sera, per molte notti, per troppi anni, sogni di sangue Nina farà, madri sconfitte, trafitte spesso vedrà, giganti furenti incontrerà, nani pelosi lei temerà. Così complessa la sua realtà. La combinazione per molto tempo non troverà, ma un giorno, travestita da donna, capirà. Allora, bandita la pietà, giustizia cercherà. Nessuno vincerà, forse nessuno si perdonerà. Come camicia lisa, offesa, Nina sventolerà. Nessun rammendo la riparerà, nessun candeggio la monderà. Nina la tinta, si dirà, Nina mai vinta, Nina la macchia rispunta. Ma Nina sorride, sorride Nina, comunque pulsa, Nina vive, vive Nina. Nina è tenace, Nina in fondo si piace e la spunterà. Dal ring scenderà e a carta e penna si confesserà. Cieca vuol dire asina in siciliano. Esatto, essendo metà siciliana, nei miei testi spesso escono delle parole in dialetto siciliano o ligure. Grazie Simone Albano. Allora, Franco Paone. Franco Paone, insomma, ha una storia, ha più storie, ha tante storie, ha tante vite come i gatti, ma anche come i poeti, gli scrittori, è stato poeta, narratore, ha collaborato a tante case editrici, conosce molto bene nei pregi e anche nei difetti il mondo culturale, ci sono anche dei pregi nel mondo, conosce tante persone. Io mi ricordo la prima volta che appunto mi disse che aveva conosciuto, se non sbaglio, Quasimodo o Vittorini, tutti e due, tutti e due, e forse anche Montale. No, no, Montale no, Sereni, però Sereni, Vittorio Sereni. Montale l'ho conosciuto bene. Montale l'ho conosciuto bene. Era giornalista ai tempi. Ah, un giorno me ne parli, Ottavio. Bene, allora, Franco ha scritto appunto un'opera dal titolo enigmatico, pubblicato recentemente, In variazioni sul nero. Se vuoi cominciare a spiegarci un attimo questo titolo, se vuoi, prima di leggere qualcosa. Io nella mia vita, per quanto sia allegro e me la sia cavata, sono estremamente pessimista e quindi alla fine trovo sempre l'assenza, certo, o la presenza dell'assenza. Questo è. Poi ha anche un sottotitolo che è lungo, c'è spiegato nelle note. Il sottotitolo è Collage sinfonico, tattico, ortopedico, lunare. È la prima volta che ha parlato su Repubblica, ha fatto un trafiletto il Filippo Ravizza, ma ha scritto lineare. Io sono diventato una bestia. Un cosa così, su Repubblica di 20-30 anni fa, anche più. Vabbè, niente. E il curriculum sarebbe, ci vorrebbero tre serate solo per raccontare tutta, però siccome in Italia parlerò di figurerà, lo leggo qua, da qui, il numero 3000, è vero, anche se sembra un'esagerazione. Franco Paone, nato fra Trieste e la Sicilia, porta il cuore a queste due terre. Ama la poesia, la cucina e si fa anche le marmellate da solo. Vere e, non c'è scritto, vere e metaforiche. E già si fermerebbe qui. Dell'autore è importante la sua parola scritta, il resto sarebbero inutili sovrapposizioni. Ma tutti si glorificano dei curricula veri e no, menzioni, premi, almeno uno dei 3000 che l'italica vanità distribuisce lautamente. Questo autore non ha titoli, dopo vi dirò che titolo ho, non ne ha mai voluti. È tentato di dichiarare che ha frequentato solo le elementari e unicamente perché allora era bambino. Adesso vi racconto
Io ho dato tutte le materie all'università per lettere antiche. Avevo preparato una tesi, ho trovato uno ricco e cretino che mi ha dato negli anni 50 1.200.000 lire, gliel'ho regalata a lui, io già avevo il lavoro a Milano, a Milano sicuro, in Mondadori, e praticamente sono un non laureato laureato, o viceversa. Ecco. Questa lui si è laureato, si è laureato con la tua tesi, lui? Sì. Cazzo, non ci avevo mai pensato. Effettivamente potrebbe essere una...